Non aspettiamo il 25 novembre. Letture al femminile. Simona Tonini ed Enrica Bardetti leggeranno brani tratti dai libri di Pia Rimini, Sibilla Aleramo, Laudomia Bonanni, Gianna Manzini. Scrittrici che hanno fatto la storia della letteratura italiana, nonostante siano state a lungo dimenticate. Tratto da Quando l'autore è donna, programma di Radio Raccontiamoci a sostegno della cultura femminile, a cura di Enrica Bardetti e Simona Tonini, con il patrocinio di Le città delle donne, grazie ad Epicurea APS, Radio Raccontiamoci e Officina dell'Amore. Lettura tratta da Una donna di Sibilla Aleramo. Per quanti mesi ho lottato conservando l'illusione di ottenere mio figlio? I primi giorni mi furono quasi un riposo sotto la vigilanza silenziosa e trepida di mia sorella. Poi le settimane si susseguirono in uno scambio sempre più violento di lettere tra me e mio marito, tra lui e mio padre, infine tra i nostri avvocati. In colui si palesava crescente la sorpresa per la mia resistenza. Si illudeva che avrei finito per tornare. Non aveva egli per ostaggio il figlio? E il bimbo, per mezzo della domestica, mi mandava dei bigliettini, ove le sue dita incerte scrivevano parole d'amore ed angoscia. «Vorrei scappare, mamma, ma come fare? Qui mi dicono delle brutte cose di te. Io ti voglio tanto bene, non ti dimenticherò neanche tra 100 anni, ma tu che fai? Non puoi mandare a prendermi?» Nella stanzetta che abitavo provvisoriamente in casa di mia sorella e dove giungevano queste effusioni del piccolo cuore addolorato, le ore non si avvertivano più. La notte, fuggendo il capo e le mani tra le coltri, soffocavo il rantolo selvaggio. Chiamavo il bambino per nome, gli parlavo, poi, balzando in piedi, mi pareva d'essere decisa a partire e raggiungerlo. Che importava farmi avvilire, calpestare e contaminare? Ma godere ancora della carezza, degli sguardi, degli abbracci palpitanti della mia creatura. Che cosa mi tratteneva con forza implacabile? Una voce, dentro di me quasi non mia, non del mio povero organismo sensibile, mi diceva che il passo da me fatto era irrevocabile e che io non potevo più mentire a me stessa. Che io sarei morta di onta e di disgusto se non sapevo resistere allo strazio, se non preferivo morire. Oh, quel comando interiore terribile. Per mesi, ero disposta alla morte con la stessa consapevolezza d'un malato inguaribile. Sempre più forte mi si insinuava la persuasione che non avrei ottenuto mai nulla da colui che la sua vendetta sarebbe stata inesorabile. Dopo le minacce, egli mi mandava ora parole beffarde. Sapeva che io non potevo iniziare causa di separazione per mancanza di motivi legali. Mio padre, stanco, non interveniva più. Fin dal primo giorno, del resto, egli mi aveva detto di non sperare. Mi pervenne il rifiuto dell'autorizzazione maritale per riscuotere l'eredità di mio zio. Infine, anche l'avvocato rinunziò ad ogni trattativa. Io restavo proprietà di quell'uomo. Dovevo stimarmi fortunata che egli non mi facesse ricondurre con la forza. Questa era la legge. La domestica laggiù venne cacciata e così anche i bigliettini di mio figlio cessarono. Seppi che era stata presa una giovane istitutrice. Le scrissi, ma non mi rispose. Nessuno poteva far nulla per me. Perché la morte tardava tanto? O io ero morta di già e non sopravviveva di me che un ricordo. Il tempo scorreva, fuggiva. Mio figlio non doveva essere già più quale l'avevo visto l'ultima sera. Aveva forse già altre inflessioni nella voce, altra luce nello sguardo, ma non riuscivo a vederlo diverso. La mia maternità s'era dunque chiusa veramente con quell'ultimo bacio? A Parigi, da Antoine, le signore vanno a farsi belle. Di tanto in tanto compare lui, Antoine in persona, più grande del vero, cravatta candida a farfalla, sorriso anche a farfalla, altrettanto candido e stirato, fiore bianco all'occhiello. Del resto questo grande mago della bellezza presente lo è sempre nei numerosi amabili consigli che si leggono alle pareti.
Ma i consigli più straordinari sono le signore a scambiarseli, in quell'atmosfera elettrizzata da progetti e speranze di rivalse mondane. Sbuca fuori dal casco una testa. Altro che tinture, riccioli e massaggi. Bisogna intervenire dall'interno. La proposizione insolita ridesta l'altra, che aggrotta le sopracciglia e porge l'orecchio piegando la testa. Dall'interno? Sicuro, intervenire dall'interno, scandisce dopo essersi guardati intorno per accertarsi che nessuno ascolti. Il libro che io fingo di leggere, la mia faccia impassibile, la rassicurano. L'altra la sollecita con gli occhi, la pungola col gomito, diventa impaziente, non regge più ed è la sua volta di uscire dal casco. Che volevi dire? Grida infine. Che volevi dire? Come scolare che sfuggono alla sorveglianza della maestra, queste signore anzianotte, l'una soffice e chiara, l'altra asciutta e un po' spiritata, lasciano sospeso su nulla la loro soffiante mitra di metallo e avvicinano le teste, piegandosi una a destra e una a sinistra sui braccioli delle rispettive poltrone. Volevo dire che altro è simularla la giovinezza, altro è ritrovarla davvero. Già, già, approva l'altra e crede d'aver capito perché sospira. L'amore certamente imbellisce, ma oggigiorno sono così distratti gli uomini. L'amore verrebbe dopo e aggiungerebbe bellezza alla gioventù ritrovata. Senza gioventù, l'amore è quasi sempre simulazione, come le nostre tinte. E una volta tornate giovani, credimi, ci accorgeremmo che gli uomini non sono poi tanto distratti. Ma insomma, a me gli indovinelli non piacciono. Hai visto Yvette quando è tornata dal suo viaggio a Roma? Più giovane di sua figlia. E che brio! C'era tale trasporto nella voce della magra e tale rapimento sul volto della biondona che l'immagine di questa Yvette prende il sopravvento, irradiata da entrambe. Par di vederla. L'esperienza dei suoi, diciamo, 50 anni e la presenza, il vigore, gli appetiti, le soddisfazioni, la linea, dico, la linea dei 30. C'è da perdere la testa al solo pensarci. E prima di perderla, mettiamoci al riparo con un appunto, par che dica la lenta e opaca. Prende la borsetta, tira fuori lapis e taccuino. Un nome viene sussurrato. Vita, vita, vita che? Ginon. Vita Ginon, da qua che te lo scrivo io. A cura fatta non avremo neppure bisogno di taccuino perché torna anche la memoria. E oltre la memoria, tutto. Ci ritrovammo accanto una mezz'ora dopo nella sala delle manicure. Pettinate, truccate, una mano nella bacinella dell'acqua saponata, l'altra affidata alla ragazza che armeggia con lime, pinze, smalti. Non parlano più. Si rifabbricano zitte beate la vita. Quanti fili sono sfuggiti dalle loro dita in questi ultimi anni e incolpavano malvagità altrui, ingiustizie, disgrazie, disdette, mentre invece non c'era che da accusare gli anni. Mai che ci avessero pensato. Ora hanno trovato il modo di farla in barba al tempo, di sconfiggerlo il tempo. Di fronte a tanta magia della scienza, chi diventa quella dei parrucchieri? Vanno a farsi belle d'Antoine, 15 luglio 1952, da Scacciata dal Paradiso, di Gianna Manzini. Lettura tratta dal racconto Maria e Giacomo, di Pia Rimini. Ebbe il numero 5. Il suo letto stava in fondo al camerone. Una tabella a destra, sopra il letto, portava il numero e il nome. Teresa Bempi, 25 anni, di professione sarta. Sotto ci stavano anche altre parole che dicevano il nome del suo male. Per leggerle doveva piegare la testa e guardare in su, ma si era appena messa quieta che già se le scordava e le toccava rivoltarsi per leggerle ancora e poi dimenticarle un'altra volta. Doveva stare supina, ma le pareva che a mettersi seduta sul letto e a rannicchiarsi, alzando le ginocchia fino a toccare il mento, le si sarebbe placato lo spasmo in quel nodo del grembo. Stava male e che il suo male avesse un nome o un altro poco le importava. Le altre malate studiavano a memoria il nome del loro male e di quello delle vicine e si riempivano la bocca di quelle parole strane che mettevano nell'aria un odore di medicine e un tintinnire di ferri. La vicina di destra aveva il numero 7.
sfatta, rinsecchita, giallastra, tra pomelli, bazza uncino e naso a rostro. Stava tutta in quattro punte, una su, una giù e una per lato. Pareva vecchia. La notte si metteva a urlare dal gran patire e svegliava le malate, e anche quando taceva, il suo silenzio opprimeva l'oscurità nell'attesa del suo grido. Qualche volta ammugolava, chiamando sua madre. Si sentiva sperduta nel freddo bianco di quel camerone. Le erano restati dentro il freddo dell'etere e il terrore dei ferri. A vederla il dottore balbettava, tremando, parole di preghiera. Ma quando parlava dei suoi bambini, le si stendevano le grinze nel sorriso e la bocca sottile le si illuminava di chiarezza. Parlava anche del suo uomo. Gli ultimi tempi, raccontava alle vicine, quando il male le dava un po' di respiro, non avevo voglia. Allora il sabato lui diceva: questa volta voglio andare a divertirmi, spendo 15 lire, 20, 25. Io sapevo che lui diceva per ridere, che non sarebbe andato con un'altra, ma pensavo ai soldi. Un uomo è un uomo, abbi pazienza, gli dicevo, che ho male. Ma quando veniva la sera non sapevo dirgli di no, mi sono ridotta così. Dall'altra parte, al numero 3, usciva da sotto le lenzuole e si appiattiva sul guanciale il giallo unto di una faccia su cui pareva che qualcuno si fosse seduto e da cui si alzava il filo di una voce stridula a raccontare di uno il quale le aveva fatto fare un figlio che pareva lui sputato. E si vedeva sul bianco delle lenzuola, tra il pallore arido di due dita secche, un tondo di vetro legato con un cerchio d'oro. Da una parte lui, da una parte il figliolo. Le malate parlavano tutte dei loro bambini, tra la numero 3 e la numero 7 solo lei, la numero 5, non aveva niente da dire. Si sentiva sola e stanca. Non aveva nessuno che le volesse bene, bene come ne vuole una mamma, un padre, una sorella. Il suo bambino era morto. Era roba di quando andava scalza per il paese. Aveva nascosto la sua vergogna fin quando aveva potuto. Dopo era venuta in città in cerca di lavoro con un fagottino striminzito in mano e una grande forza nel petto. Aveva fatto la serva, l'operaia, portava in giro l'altro fagotto, quello che non si può posare, che quando è fatto maturo come se non fosse niente. Di quel tempo ricordava la strana tenerezza che aveva provato per se stessa, pensando che lui l'aveva segnata con la sua carne, profondamente, e che dentro di lei cresceva qualcosa di lui che nessuno le poteva prendere. Si sorprendeva a parlare con se stessa con la voce di sua madre. «Vuoi mangiare? Un pezzo di pane? Un sorso di latte? Sei stanca? Vuoi metterti là seduta e chiudere gli occhi?» Allora pensava a sua madre e si sentiva un gran peso nel cuore. Ricordando questo, le guizzava ancora nello stomaco, in un rimescolio freddo, la paura dei primi tempi, quando sua madre la mattina le guardava le pupille. «Teresa, hai gli occhi torbidi». Il bambino era nato una notte, dopo molta sofferenza, nella cucina di una vecchia che le affittava due dita di paglia. «È morto», aveva detto la donna che lo teneva in braccio muto e supino. Era una donna dalle mani grandi, scure, ossute e cattive. Quando toccava una cosa viva, pareva che ne facesse fuggire la vita. Il padre del bambino si chiamava Giulio, un nome come la cicatrice di una ferita che si è rimarginata, ma ha lasciato un solco che non si vede, perduto tra le pieghe della pelle, ma che a toccarlo, senza volere, dà un dolore sordo. Non aveva inteso scorrere la porta. Una voce alle spalle la fece sussultare. «Chi è stato?» Abbozzò un sorriso, passandosi le mani sulle guance e sul collo umidicci. «Che le ha fatto?» domandò più esplicitamente la signora. La sua voce era risoluta, ma piena di modulazioni suasive. Si strinse nella pelliccia, arretrando allo sbuffo d'aria che veniva dal finestrino in parte abbassato. Rivolse la faccia grassa. «Mi dica che le ha fatto». Era un gentile comando. Linda glielo disse. La signora aprì la borsa e offrì una sigaretta dal pacchetto di carta. Non aveva battuto ciglio. «Fumi»,
Pareva convinta che quel che ci voleva era propriamente una sigaretta. Nello stesso tempo gliela porse come si dà una caramella a una bambina. Fece brillare il fiammifero al primo colpo con la mano paffuta. «Lei non fuma?» domandò Linda, aspirando profondamente. La nazionale pizzicava nella trachea. Arrivò amara allo stomaco. «Oltre una certa ora io non fumo più». Rimasero in silenzio, scambiandosi un'occhiata dopo aver girato il capo verso la porta. Internamente la tenda non era fermata. A ogni oscillazione si poteva scorgere il posto abbandonato e un pezzo bianchiccio dell'impermeabile. Al secondo sguardo, Linda vide la sua borsa nell'angolo. Non voleva rientrare, pregò la signora di portargliela. Quella corresse, signorina. Tornando con la borsa, lasciò socchiuso e comunicò che l'individuo era sempre sotto l'impermeabile, ma acchetato. Come uno scolaro in attesa della punizione, aggiunse, alzando un dito. Bisognava gridare per udirsi. La velocità della corsa le sbatteva nella strettura e avanzarono di conserva lungo il corridoio, tutto chiuso, a tende fermate, raggiungendo lo slargo in fondo. Il sedile di legno, ribaltabile, servì alla signorina che marreggeva le scosse. Commentò severamente l'assenza del personale, mai uno a cui potersi rivolgere. Parlava in grammatica leccata. Linda disse: «Non andrei a raccontarlo a un uomo». «È su questo che contano i sudicioni». «Già», disse Linda. Nel portare la sigaretta alla bocca, le sue dita tremavano. E l'altra se ne accorse. «È ancora agitata. Ho preso uno spavento», cercò di spiegare, quasi giustificandosi. «Ero intontita, mi pareva di stare a letto, e così all'improvviso, ma dormiva sodo, cara mia». La signorina amabilmente espose una dentatura robusta. «Se si sogna, il sonno è profondo», sentenziò. «Sarà stato qualche attimo». «Un'impressione, il tempo che si annulla, le dico, durava da un pezzo». Quanto a lei, non aveva chiuso occhio, oltre a una certa ora non dormo più, e dunque aveva potuto seguire le evoluzioni dell'individuo. Sembrava effettivamente che smaniasse per trovare una posizione. Gli armeggi con l'impermeabile avevano tutta l'aria di essere compiuti nell'incoscienza. «Ma quando glielo ha steso sulle gambe», proclamò la signorina, «allora ho cominciato a sospettare. Una volta e due e tre glielo tirava sempre più addosso. Me ne sono accorta una volta sola. E vede bene che dormiva. Non si è più scansata. E quello lì a rivoltarsi sotto l'impermeabile come un serpente. Non si capiva dove spingesse la testa». «Ma di che si impiccia?» Linda provò a un tratto l'insofferenza della loquacità del suo sesso. Non amava le donne e costei, da amichevole e solidale, finiva per mostrarsi intrigante, anzi inquisitrice. «Che specie di zitella è?» si chiese con malevolenza. La sua saccenteria le riusciva in un certo senso familiare, protettiva e insieme allarmante. «Mi sono scansata», ribatté, «quando l'ho visto che me lo mostrava in mano». Era una specie spregiudicata di zitella. Sorrise. «Capisco», disse quindi con ammoverevolezza. «Sono cose che rivoltano». E ora, Linda pensò, vorrà anche i particolari. Ma sentiva di essere ingiusta e intimamente sconveniente. Dall'adultera di Laudonia Bonanni. Lettura tratta da Cielo di Pistoia e altri racconti di Gianna Manzini. Ecco, prendo una parola della quale la voce è diffidente, nuova e imprecisa. Perde senso dai margini sconnessi come una bambina la S dal finestrino del dente che manca. Per rivalermi della mia incertezza, con baldanza la straccio, ne salvo appena una frangia. Quella è preziosa e utile. Quanto del fazzoletto, la strisciolina ricavata per il dito che sanguina. Fra tali parole, tutte brevi, una sola, lunga, seghettata e aspra, al pari d'una foglia d'ortica, non si lasciava sgarrare. Dispiaceri. Apparteneva alla mamma.
La mamma aveva i dispiaceri, come l'amica Brunetta, una nonna con tre dita sole, come Poldo, un polpaccio bucato da una schioppettata. Per i dispiaceri di lei mi trovavo bambina esperta soltanto di figure stampate e di lettere dell'alfabeto, a operare con gli insetti, la terra, gli alberi e il vento, traendone sensi che la voce imprigionava. A causa di questi dispiaceri, ella doveva recarsi ogni tanto in città e tornava la sera da me con le labbra strette e tremanti, simile a un bambino che si sia fatto male e non lo voglia dire. Una mattina la mamma compare presto, è già pronta per andare in città, ha il viso triste e glielo scancella un tremito che le labbra raccolte si sforzano di impedire. Gli occhi soltanto, acuti, fermi, l'aiutano a precisare una notizia e una domanda. Tra poco vedo il babbo. Cosa devo dirgli a nome tuo? Fissandomi, appoggia dentro di me la sua ansia, come se dalla mia risposta volesse trarre un oroscopo. Sotto la pressione del suo sguardo giungo a vedere il babbo. È a cavallo. Il colletto della camicia si abbatte sulla giacca di velluto. Poi è al finestrino di un treno e risponde con la mano al mio riso che gli corre appresso mentre gli faccio addio col fazzoletto. Pensaci bene, cosa devo dirgli? Ha chiuso la porta e china su di me, insinua nella mia anima un sorriso che vuol resuscitare momenti giocondi. Infatti l'immagine del babbo si riaccende nel mio cuore. Pagliette d'oro gli luccicano negli occhi, di certo le sue idee hanno scelto quel modo festevole di farsi vive. Tutto sé medesimo, egli va messo, mentre io nelle fantasie arricchisco appena il rossore che m'avvamperebbe se qualcuno si provasse ad adattarle nel giro dei discorsi ragionevoli. E quando va attento, magari il respiro soltanto, sbaglio, perché dopo mi resta scarso nel petto e questo vuol dire ammalarsi. Il suo gioco è più bello e grande del mio. Ebbene, l'interrogativo solleva la mia raggiante inquietudine che finalmente si chiarirà in parole. Ella lo sente e senza cessare di sorridermi mette un lapis su un foglio di carta per farmi scrivere la frase che pronunzierò. Digli che vorrei fare come lui. Non la vidi uscire di camera. Subito non ci fu più. Mi sono fatta tagliare i capelli anch'io. Passo le dita nelle mani sulla mia nuca. Non c'è più il riccio, dolce nodo a ricoprirla, a sigillarla. C'è una superficie di velluto breve e denso. Le dita vi penetrano come nel folto d'un prato e la sensazione è, oserei dire, vagamente voluttuosa. Autocarezza, ma la novità sembra legittimarla. Esploro la modellatura del mio capo. La chioma lunga, la chioma gloriosa, mi impediva di conoscere questa parte di me. La forma di questo cranio, ove racchiusa, dicono, la mia dura volontà. Quando Attilio il parrucchiere principe ha dato i 2-3 colpi netti delle sue forbici, un leggero brivido è passato nella cabina lustra di specchi metalli. Come sono rapidi i gesti irrevocabili. Possibile che con uguale prestezza si recidessero i capelli di chi andava monaca nel tempo in cui il rito significava ancora un sacrificio? Devo dire che già una volta, in un anno così lontano che mi par d'un'esistenza anteriore, nella mia adolescenza io m'ero staccata dalla mia treccia, per gioco, per la puerile illusione allora di fare atto di emancipazione. Mio padre m'aveva un poco suggestionata, la mamma invece non voleva e pianse. Per 3 anni andai fieramente con il capo alla bruto, poi, 16enne, mi sposai. La treccia ricrebbe, ancor più portentosa. Cose dell'altro secolo. Oggi non è più un gesto di ribellione, non fa più scandalo, è la moda. Ossia, gli uomini credono così. Credono sia per moda che le donne abbandonano l'attributo femmineo dei capelli lunghi, come esse hanno abbandonato quello maschile dei baffi. Ma in verità, la storia è più complessa. Dietro questo engouement, dietro questa infatuazione quasi generale, si manifesta un imperioso comando della civiltà. Intendiamoci, civiltà vuol dire all'inglese l'uso sempre più generoso del sapone, vuol dire comfort,
una realtà innegabile, tangibile di evo in evo. L'altra, quella morale, quella del pensiero, è assai più problematica, certo più ondulosa, con disperanti ritorni. Comando, conquista della civiltà. Tra breve il ricordo dei lunghi fili del color d'oro o del color d'ebano che rimanevano impigliati nei pettini e nelle spazzole dopo la toletta e che erano raccolti e via gettati dalle cameriere e talora, ma di rado, raccolti e conservati da qualche romantico innamorato, sembrerà un poco, sì, disgustoso. Colette porta i capelli corti fin dalla sua giovinezza e però ha compreso prima di tante altre. Non si può parlare dell'argomento senza aver fatto esperienza. Vi dico, avviene come un'illuminazione. Ci si sente, per quei due o tre colpi di forbice, semplicemente passare da una all'altra epoca del mondo. È toccato in sorte a noi, come ci è toccato di veder correre le prime automobili e volare i primi aeroplani. Toccato di parlare al telefono con Parigi o Londra. E che altro ancora? È una sorte bella. E vale che la si ringrazi. Capelli corti di Sibilla Leramo, 1925, tratto da Gioie d'occasione e altre ancora, Arnoldo Mondadori editore. Lettura tratta da Il bambino di pietra, una nevrosi femminile, di Laudomia Bonanni. A un tratto sono presa dal panico all'idea di andarmene nella condizione che mi ha spinta a venirci. Continua a guardarmi affettuosamente. Bene, teniamola a bada, la paura. Addormentiamola un po'. Solita terapia di mantenimento, psicofarmaci e tranquillanti, nomi diversi da quelli che già prendo, in più ormoni. Suo padre, ti hanno dato le medicine per distruggere il sintomo. Non mi ha chiesto l'età. È vicina al climaterio, l'età delle zie allora, può averla calcolata. Infine, aiutarsi da sé. Tal quale avrebbe detto il suo scettico padre rurale. È un congedo, parte. Non va a Monaco, ma parte, va al paese a riposare, la campagna ritempra. Lei non ha un paese? Ho una città di provincia, so che non vale, il casino fu venduto. Siamo approdati a Roma, mi risuona come naufraghi, ma lui ha ancora un paese e ci torna. Guardo il lettino delle sedute. Forse avrebbe dovuto indurmi, forzare un po', forse io stessa repugnando lo desideravo. Mi domando perché non l'ha fatto, neppure ipotizzato al ritorno. Se questa è l'arte sua e se ci crede o non ci crede più. La visita, tutt'altro che una normale consultazione, si è conclusa in maniera ancora più insolita. Dice, prova a scrivere. Mi ha dato del tu e gli sorrido. Che cosa? Tutto quello che potresti dirmi là. Lo fisso sbalordita, scriverlo. A scuola ero brava in italiano, come si usava a dire, sono laureata in lettere, come era d'obbligo dovendo mandare all'università della provincia una ragazza che riusciva negli studi. E ho passato metà della vita a leggere, anche più, dato che lavoro in una casa editrice. Fu lui una volta a scoprirmi bocconi in terra nella vigna col libro e rifiutai di mostrarglielo, negando di sapere leggere. Non andavo ancora a scuola e nessuno sospettava che avevo imparato da sola. Stavo compitando un D'Annunzio, sottratto in camera della zia, l'innocente. D'Annunzio è stato il mio abbecedario insieme al Mussolini, grosso, nero, che campeggiava su tutte le pagine dei giornali di mio padre. Lui ride con robusti denti gialli, se ne è ricordato. Devo raccontare i sogni? Anche, raccontali pure. E devo frugare nella memoria dall'infanzia? Tutto quello che resta nella memoria è sempre operante a livello di coscienza. E sotto il livello? Prova a nuotarci. Come dire, autoanalizzarmi e mostrargli i risultati, suppongo. Un sorriso d'assenso vagamente scherzoso. Il timore misto a sfiducia che qualunque medico mi ispira è scomparso. Anch'io sorrido con incerto sollievo e m'accorgo di non avere più male alla testa, effetto della sua voce pacata con qualche nota spenta. Voce lenitiva. Se è vero che un analista debba essere un po' taumaturgico, lui lo è. A questo elemento irrazionale presto più fiducia che alla terapia in pillole, una sorta di credulità consolatoria. Ma prenderò le pillole.
Già alzandomi sul punto di uscire dalla sua sfera protettiva, sono riassalita dall'insicurezza, una sensazione di pericolo. Solo chi è totalmente privo di fantasia e gli incoscienti, da una certa età in poi, non hanno paura della vita. Mi tocca entrambe le braccia e preme, mani energiche, un gesto tra il confidenziale e l'esorcizzante. «Forza Sandrina», dice con amorevolezza, e subito io dico «Ulisse Ulie», e mi sento ridere, i grossi nomi che dobbiamo a suo padre. Non avevo detto Sandra al telefono, ricorrendo al casino, perché sarebbe parso il diminutivo di Alessandra. Mentre io sono, ai ai, Cassandra, e ho difficoltà a pronunciarlo, ma lui, altro che se si ricorda. Aveva 15 anni e arrivò col padre. Ero nata da poco, quando gettai uno strillo e dopo 2 secondi il terremoto squassò. Dio sa come avevano adottato lo scherzoso Cassandra del medico. Ancora una stretta alle braccia, anche lui ridendo. Non fare la Cassandra di te stessa. Il suo contatto è decisamente efficace. Esco rianimata. Ma ti intendi cosa sia avere un bambino? Non ho paura, se non fosse... Abbasso la voce, ha una dolcezza accorata. Se non fosse per loro, direi a tutti che è un figlio. Parole, dopo te ne pentiresti. La gente non perdona. Che me ne importa degli altri? Per te forse no, ma ci sono i tuoi genitori. Parlavano calme, sorrette l'una da una grande forza, l'altra ispirata dal senso del dovere e da un bisogno di illuminare. A troppe cose non pensi. Un bambino richiede molto. E i soldi dove li troveresti? Mi metterò a lavorare. Tu, Anna rise. E dove? Al paese non puoi. In città. Credi che si trovi da lavorare su 2 piedi? Anna la investiva di domande in cui la sua esperienza di donna pratica s'avventava a demolire le illusioni costruite tra le romanticherie e ingenuità. E poi che sai fare? E credi che il babbo ti lascerebbe stare in città? Bisognerà pure che lo permetta. Anche un tempo non avresti creduto che papà avrebbe accettato che io venissi a stare da te. Tutto si ottiene quando si sa volere. Anna guardava la sorella e la vedeva diversa, mutata. Quell'uomo che ella aveva amato aveva lasciato in lei qualcosa del suo pensiero, o forse era l'amore, l'amore nato nel dolore, cresciuto negli affanni che l'aveva fatta donna. Chi è? E come parlando a se stessa, al paese vengono pochi uomini a casa nostra, e riflettendo, dovrei pur conoscerlo. Perché insisti? Adesso è in città. L'ho capito dal timbro della tua lettera. Ma tu gli hai parlato. Rispondi. Lo vedi che voglio il tuo bene. Non tormentarmi. È ricco. Potrebbe almeno pensare lui al bambino. Sono padrona io dei miei affari. Non sei padrona di rovinare la tua famiglia. Maria non rispose. Non era per sé. Taceva per il suo bambino. Perché capiva che Anna l'avrebbe aiutata e non voleva inasprirla. Soffocava la voce del suo orgoglio e in questo sacrificio fatto per il suo bambino già ella si illuminava di un sorriso di maternità. Parlò calma, dolcemente. A lui no, non voglio domandargli nulla. Preferirei chiedere la carità per la strada. Una donna non deve domandare nulla. Sciocchezze, la vita è un'altra cosa. Anche tu sei donna. Tanto gli vuoi bene? Maria non rispose. Dalla fronte alle spalle le scese come un'ombra e gli occhi le si empirono di lacrime. Abbassò la testa. Un giorno lo vedrai con altri occhi, allora potrai capire chi è questo tuo galantuomo. Non parlare così, non lo conosci. Perché non può sposarti? Non so se non può. Non ne abbiamo parlato. Quello che egli fa è ben fatto. Adesso non abbiamo nulla da dirci. Anna la trattenne. Ha voluto divertirsi, diventare il tuo amante. Che cosa vuol dire un amante? L'uomo a cui si vuole bene. La gente non la pensa così. Maria sorrise, lontana. Ipocrisie. L'amante è l'uomo che si ama liberamente, alla luce. Tu permetteresti che un marito pensasse a tuo figlio, ma dal tuo amante non vuoi nulla.
Subito Maria non rispose, guardava per terra. Solo dopo disse, e aveva una voce strana. Se me l'avesse offerto lui, forse. Un altro pensiero era in lei. Tu non sai che dolcezza è poter pensare a lui e non chiedere niente. Pia Rimini, Il Giunco. Non aspettiamo il 25 novembre. Letture al femminile. Brani tratti dai libri di Pia Rimini, Sibilla Aleramo, Laudomia Bonanni, Gianna Manzini. Scrittrici che hanno fatto la storia della letteratura italiana, nonostante siano state a lungo dimenticate. Tratto da Quando l'autore è donna, programma di Radio Raccontiamoci a sostegno della cultura femminile, a cura di Enrica Bardetti e Simona Tonini, con il patrocinio di Le città delle donne, grazie ad Epicurea APS, Radio Raccontiamoci e Officina dell'Amore.